Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo a parlare con il caso della settimana che è il taglio strada su via Verengoni. La maggior parte delle persone penserà che non c'è stato un giusto coordinamento tra le parti, ovvero tra l'ufficio lavori pubblici e le aziende che operano nel sottosuolo. La realtà dei fatti l'avevo già spiegata in qualche video precedente. Il comune di Fagnano, prima di avviare il processo dell'asfaltatura delle strade, va a interpellare tutte quelle aziende che operano nel sottosuolo, quindi gas, elettricità, acqua, anche fibra ottica in questi anni. Cosa succede? Se queste dicono che non c'è previsione di lavori in quelle strade, si può procedere quindi con la gara d'appalto e l'inizio dei lavori di asfaltatura. Salvo poi, una volta iniziato il lavoro di asfaltatura, arrivare una richiesta di un taglio strada. Il comune non può dir di no, perché l'allacciamento alla rete idrica di un privato non possiamo certo negarlo. E non possiamo negare anche tutte quelle altre opere che sono ammodernamento di infrastrutture previste magari da fondi di PNRR a varie aziende, vedi esempio l'Enel che sta operando sul nostro territorio, o la fibra ottica. Come comune cosa possiamo fare? Possiamo chiedere un miglior ripristino dei lavori fatti, ed è quello che stiamo cercando di fare, e una modifica magari anche del regolamento dei lavori del sottosuolo. In questo momento non posso dire quale può essere la modifica, ma vi dico che come comune e ufficio stiamo lavorando a questa modifica per far sì che nei prossimi anni questo tipo di azioni non avvengano così. L'altra problematica nel nostro paese in questo periodo è l'ufficio postale che è chiuso ormai da troppo tempo. Ho avuto modo prima di registrare questo video di sentire un responsabile di Poste Italiane per chiedergli a che punto è la situazione. L'avevo già sentito settimana scorsa e mi era stata data come data possibile di apertura il 18 di ottobre. Oggi pomeriggio alle 14, quindi di questo venerdì, Poste Italiane effettuerà un nuovo sopralluogo all'interno dell'ufficio. Le stesse Poste si dicono dispiaciute perché tengono all'apertura di questo ufficio, perché per loro è comunque un problema tenere l'ufficio di Fagnano chiuso, soprattutto per la grandezza della popolazione che va a ricoprire. Quindi nel pomeriggio mi faranno avere nuove comunicazioni sull'apertura dell'ufficio postale. Se ci dovessero essere discostamenti dalla data prevista del 18, sarà nostra premura farlo sapere a tutta la popolazione. È stato riattivato da questa amministrazione lo sportello legale gratuito, pertanto per chi fosse interessato ad avere delle consulenze legali, il comune di Fagnano ha questa convenzione con degli avvocati. Per saperne di più andate sul sito istituzionale del comune, trovate proprio lo specchietto apposito dedicato allo sportello legale e lì troverete tutte le informazioni e anche gli orari in cui si svolgono questi incontri. Tengo a dire che non ho firmato nessuna ordinanza di proroga dell'accensione dei riscaldamenti, questo perché abbiamo avuto modo di vedere le previsioni del tempo e quindi il calo delle temperature previste per settimana prossima, per evitare che le scuole del nostro paese restino al freddo, abbiamo pensato di non firmare questa ordinanza, quindi un po' stando con un occhio alle temperature abbiamo pensato di fare la scelta migliore, un po' in controtendenza rispetto a quanto hanno fatto altri comuni. Anche quest'anno è attiva la convenzione con i medici di medicina generale per le vaccinazioni antinfluenzali che avverranno all'interno del distretto sanitario, sono aperte le prenotazioni e settimana prossima inizieranno. Sempre sul sito istituzionale trovate tutte le indicazioni necessarie per le prenotazioni e le date disponibili. Mi ripeto, ma sempre sul sito istituzionale del Comune, per chi fosse interessato, si possono trovare tutte le informazioni legate alla seconda edizione del corso di formazione dell'affido familiare, pensata per gli aspiranti affidatari, ma anche chiunque voglia approfondire l'argomento, quindi per chi fosse interessato lì ci sono tutte le informazioni. Sono aperte le iscrizioni per il primo studio di educatori alla teatralità del CRT, Centro Ricerche Teatrali, e per informazioni bisogna scrivere una mail a info@crteducazione.it. Non ci sono eventi previsti per il fine settimana, ma tengo a segnalare queste due cose. Innanzitutto oggi pomeriggio alle 16:20 nella sala pluriuso della biblioteca comunale Enzo Biagi, l'Università della Terza Età inizia il corso d'inglese, quindi per chi volesse partecipare è aperto a tutti, ci si può iscrivere, quindi vi invito tutti a partecipare. Mentre mercoledì 18 alle ore 20:45 al Cinema Teatro Lux di Sacconara
Mago, la proiezione del documentario 389 volte Pippo sul nostro concittadino Pippo Taglioretti, che era un giocatore della Pro Patria, una passione per il pallone documentata da Filippo D'Angelo. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.